Parliamo subito con Marco Valentini, prefetto di Napoli, in collegamento telefonico. Benvenuto. Buongiorno. Ecco, abbiamo visto un decreto di Natale molto articolato. La ministra Morgese ha detto che i controlli saranno severi. Come vi siete organizzati, come verranno gestiti questi controlli, sia nella giornata di oggi sia dopo sulla base delle autocertificazioni? Nell'area metropolitana di Napoli c'è un piano di controllo del territorio che è già stato approvato e sperimentato. Ovviamente per quanto riguarda specificamente queste giornate che sono sottoposte a particolari restrizioni e mi riferisco al periodo appunto questi giorni a cavallo di Natale e poi di Capodanno, i controlli saranno più rigorosi anche perché soprattutto nella città di Napoli c'è una tradizione il pomeriggio del 24 e il pomeriggio del 31 di frequentare i locali che però adesso non è possibile frequentare. E raccomandiamo quindi, soprattutto poiché è consentita la vendita d'apporto, di non sostare poi davanti ai locali pubblici. In questo senso il sindaco ha adottato un'ordinanza per l'eventuale chiusura di alcune strade maggiormente frequentate dove si verificano assembramenti. Ecco, e poi dopo, sulla base delle autocertificazioni, sarà. Adesso siamo impegnati, diciamo, su altri due fronti che riguardano la Sì. sicurezza. Il primo è quello della gestione di tutta la macchina dei vaccini a partire dal giorno 27, quindi proprio questa mattina Certo. si è svolto in prefettura un comitato perché tutto questo meccanismo e questa organizzazione sia gestita nella massima sicurezza. E poi è stato appena approvato un documento operativo per consentire il rientro dei ragazzi a scuola il 7 gennaio e con un coordinamento di tutte le amministrazioni e le aziende di trasporti e che naturalmente sarà oggetto di monitoraggio in questi giorni anche se ci fossero la necessità di adattamenti per la modifica della normativa nazionale. Ecco, la ministra Morgese ha aggiunto che le feste non siano come l'estate, vietato abbassare la guardia. Assolutamente sì, noi ci raccomandiamo non soltanto che non ci preoccupiamo solamente di fare efficaci controlli, ma ci raccomandiamo al senso di responsabilità e di autodisciplina delle persone senza le quali non riusciamo a raggiungere il risultato. È ovvio che ci aspettiamo dei comportamenti responsabili da parte di tutti, perché non bisogna pensare che il contagio riguardi sempre gli altri. Può riguardare noi, le nostre famiglie e dunque quelle misure che ormai sono chiaramente state individuate come misure per prevenire la diffusione del contagio, ci auguriamo che siano rispettate da tutti. Grazie Marco Valentini e noi continuiamo a parlare di